tanto ci sono gli altri mercati, poi quando gli altri mercati saranno saturi come noi adesso, a quel punto avremo bisogno di 1, 2, 3, 4, 5, qualcuno ha calcolato 6 pianeti e non c'è neanche quello di scorta in effetti. Allora la vera sfida, insomma, del ragionamento che ha fatto Luca adesso è in qualche modo di coinvolgere questo 99%. Sono sempre poi queste le percentuali, 1,99 anche su altre cose, perché il suo laboratorio, che poi è scritto nella seconda parte del libro, è qualcosa che tu puoi fare, intanto se la politica ti aiuta in qualche modo, perché ti può dare degli incentivi, ti può dare delle direzioni, non così a caso come è stato fatto fino adesso, anche magari creando delle situazioni abbastanza negative in settori che invece, pensate al fotovoltaico, pensate appunto a come è stato, diciamo, incentivato in modo così un po' casuale, mi verrebbe da dire, so per non dire altro, fino ad arrivare anche a pannellizzare la superficie agricola. Non abbiamo già abbastanza cemento per coprire il suolo, risorsa limitata, rinnovabile, ma se la tratti in un certo modo nel lungo periodo. Allora la domanda è: come arrivare a questi 99 che sono tutti gli altri poi? Perché c'è qualcosa che non va, non solo sono, siamo, perché anch'io forse mi ci posso mettere in questi 99 un buon margine di miglioramento, ma mi sembra di essere comunque sulla buona strada, disorientate, ma abbiamo perso qualcosa. Io guardavo sempre, mi viene da osservare la percentuale che noi spendiamo per mangiare, e c'è un'altra legge che leggete nei libri di economia, non comprate, ve la dico io, perché questa vale: se cresce l'economia, se aumenta il PIL, la ricchezza materiale, che qualcuno considera benessere, la quantità, la proporzione del reddito che è destinata all'alimentazione cala. Cioè via via che voi siete più ricchi, spendete di meno in proporzione per mangiare e spendete per altro, vi comprate qualcosa di non so, un nuovo telefonino, una nuova casa, una nuova macchina, una Ferrari se ci arrivate. Quello che si compra la Ferrari spende il 10% per mangiare, e via via che aumenta il reddito, adesso lo dico è in teoria, perché ormai siamo tutti più poveri, non ce ne rendiamo conto, anche quello che aveva la Ferrari rimane una quota piccolissima, la forbice si è allargata in un modo pazzesco. Allora noi spendiamo sempre di meno, 15%, 14%, 12%, negli Stati Uniti arrivi anche al 10%, diamo appunto poco valore perché diamo valore al resto. E nonostante adesso noi non cresciamo più, siamo in decrescita, anzi in recessione, la decrescita è un'altra cosa per dire la verità, questa percentuale continua a diminuire o rimane costante. Se poi voi andaste a prendere le fasce di reddito, poi vi rendete conto invece che quelle più basse cominciano a risparmiare, non possono più comprare, e quindi questa percentuale si alza un po'. Ma in linea, come dire, generale, nonostante la crisi, noi continuiamo ad andare in questa direzione. Allora vuol dire che abbiamo, cioè, l'abbrivio che abbiamo preso è quasi inarrestabile. Sapete dove lo vedete? Sapete dove spendiamo adesso? Non nella Ferrari che non possiamo acquistare, non nella casa che non acquistiamo più, anzi ci sarà una crisi pazzesca per quello che sta facendo, non nel nuovo iPad, anche se lì cioè, tentiamo di arrivarci, non nelle lotterie, la spesa che cresce. Se bravo, mi hai rubato la cifra di loro. No, perché l'ho messa nel libro. No, ma questo è aumentato adesso. Ecco, per questa è la nostra speranza, non so se mi spiego, la politica non solo non ci dà la speranza, quella che ci dovrebbe dare, va bene, faccio un sacrificio oggi, perché in fondo in futuro vedo che quello è disegno, insomma, questo dovrebbe fare poi la politica, mica che gli chiediamo tanto di più, poi si potranno anche sbagliare, forse magari si esagera, forse non lo so, però dove io non la vedo questa speranza. Allora ce la creiamo noi. Le lotterie, il bingo, non so neanche come si chiamano, ma insomma, però è lì che investiamo i nostri soldi, il gioco. E chi lo gestisce? Lo Stato. Ma la politica poi alla fine, perché lo Stato cos'è? E allora io mi domando se la politica ci dà la speranza del gioco, ci illude, ma io trovo questo un sistema assurdo, diventa una droga, dovremmo uscirne, così come
Perché noi creiamo tanti rifiuti? Perché c'è questo sistema costruito sullo spreco, appunto. Io pensavo, essendo un agroeconomista, sono partito per fortuna dall'agricoltura, quindi ho una prospettiva diversa, comunque io guardo il mondo dal basso all'alto perché guardo le piante che crescono, quindi quella è la mia prospettiva necessariamente. Però io avevo capito che il mercato falliva ogni tanto, il fallimento del mercato, si dice proprio così, cioè che domanda e offerta non si incrociano, e l'avevo in testa in un'immagine che molti di voi hanno sicuramente ancora così negli occhi, anni 70-80, vi ricordate tutte le eccedenze della Comunità Europea, quel rosso degli agrumi, dei pomodori che venivano ruspati con i trattori utilizzati per produrre. E dice, ma che strana roba, sto studiando l'agricoltura che produce con i fertilizzanti, la chimica, le attrezzature, i mezzi tecnici, come si chiamano, e poi distrugge, cioè, mi sembra un po' strano. Allora fallisce sto mercato, vuol dire che domanda e offerta non coincidono, il prezzo chissà cos'è, anzi hai un costo perché se lo devi smaltire paghi, non solo inquini, paghi anche. E poi dopo, entrando un po' nel bidone della spazzatura, mi è sembrato che l'abbiamo costruito, cioè se non ci fosse lo spreco non ci sarebbe questa economia, perché tu devi sostituire tutto, anche il cibo, l'usa e getta, l'obsolescenza programmata, la merce, chiamiamola così, che finisce. Ma dov'è la riparazione? Io ho provato un tonton, perché giro molto in macchina, e insomma non sempre so dove andare, a un certo punto è scomparso lo schermo, però la vocina c'era. E mi diceva solo che se non vedevo non mi era molto utile, perché non riuscivo a orientarmi. Io volevo ripararlo, perché mi sembrava lo schermo qualcosa di riparabile. Ecco, trovare questo pezzo, trovare chi te lo ripara, io mi sono incaponito, ma alla fine non ce l'ho fatta. E mi hanno detto, il venditore, ma se lo compra nuovo, alla versione 2.0, le costa 10 euro in più dei 100, adesso non mi ricordo, ma per me il problema, non lo volevo sostituire, tutto il resto era... funzionava perfettamente con questa voce suadente che non volevo cambiare, e il 2.0 aveva un'altra voce che io non riuscivo a sintonizzare, tra l'altro. Ma vi sembra? E perché non c'è nessuno che me lo ripara? E perché le merci scadono? E perché le devo cambiare? Io ho fatto la presentazione di questo libro l'altro giorno, mi hanno criticato perché avevo una giacca troppo, che adesso l'ho rimessa via, troppo, sembrava nuova, in realtà è una svendita di tanti anni fa che è tornata di moda, sembra molto attuale, ma è vecchia, però io la devo cambiare, adesso non io, ma insomma in generale, perché questa è obsolescenza percepita, un po' come l'inflazione che tu percepisci, ma cos'è? E andiamo avanti allora, cos'è questo sistema costruito proprio per scadere a tempo o a mente in qualche modo, e ci siamo persi poi dei pezzi della stessa economia, la manutenzione, l'artigianato, non c'è più, ma io lo vedo anche all'università, i ragazzi cioè, non possono neanche pensare di fare, quando dicono beh facciamo agraria, a furia di dirlo, poi sono iscritti, sono aumentati, ma l'idea è, non è mica di tornare a lavorare o andare a lavorare nei campi, c'è cioè, qualcosa di diverso. Se uno va in una stalla, per dire, non è mica come la stalla di 50 anni fa, appunto, noi il progresso che abbiamo avuto contiene degli elementi positivi che non dobbiamo gettare via, solo che ci siamo persi tutto il resto, e il sistema che abbiamo costruito così ci serve a riempire degli altri luoghi.